Siamo qui con il maestro Vincenzo Cavasso. Cosa pensa del master? Come procede? È andato benissimo, e mi ha dato molta soddisfazione, abbiamo avuto quasi 500 persone, e questo fa capire che il sud sta rispondendo alla grande al mio invito di stare tutti uniti nel regno delle due Sicilie e far sì che le radici della musica ritornino a dove sono già impiantate, nelle nostre terre. Siamo qui all'interno dell'hotel Parco del Sole con Rosita Daghi, scopritore del talento Cristian Imparato. Cristian Imparato, io ho visto in un bar a Mondello dove c'era una sala decente che faceva un'audizione, e lì ho incontrato il Cristian Imparato, di cui l'ho portato al maestro Vincenzo Cavasso, il nostro master. Da lì c'era Berlincioni, è stato contattato Berlincioni, appunto, e poi ha accompagnato i provini di Io Canto ed è stato scoperto questo fenomeno, gioiello della musica italiana. La prossima tappa del Village Music Club dove si terrà? Si terrà sicuramente ad Ascia Marina, al Villaggio delle Palme, e ci saranno novità sul volere di Fabrizio Palma, Fabrizio Berlincioni soprattutto, che mi ha fatto richiesta. Si dureranno settimane intere perché vogliono tenere proprio dei corsi di canto, dove anche il maestro Massimo Fausto, che sta qui nei pressi di questo nostro grande albergo, vuole portare anche i suoi ragazzi. Lei cosa pensa del piccolo Cristian Imparato? Io ho già detto due parole, è un gioiello della musica. Ci sarà qualcosa di nuovo rispetto agli altri anni precedenti? Sicuramente, se oggi ne siamo 500, a luglio ne saremo 1000. E la novità principale è il Village Music Club Academy, che è un corso che si fa una volta al mese per 2 giorni, da febbraio, ed è totalmente gratuito. I ragazzi possono accedere gratuitamente a questo corso con Fabrizio Palma e tanti altri artisti del mondo dello spettacolo, e con la presenza dei nostri produttori che ci stanno seguendo anche qui a Village. Faccio dei nomi così: Marcello Balesta della Warner, Charlie Rapino della EMI, Fio Zanotti e tanti altri produttori. Bravissimo, musicalità, colore, ha tutto, è un talento che nasce ogni 60 anni. Però comunque, a prescindere da tutto, io spero che sia l'inizio dei vostri numerosi successi, visto insomma Marcello Balestra della Warner, Charlie Rapino della Universal, poi il grande Fabrizio Berlincioni, il mio autore del cuore, visto che è il secondo autore più importante di Sanremo dopo Mogoglio. Poi il maestro Vincenzo da Capasso, secondo posto. Ma lei è stato l'autore del grande Gigi Finizio a Sanremo con il brano Lo specchio dei pensieri. Sì, ho scritto Lo specchio dei pensieri, una poesia stupenda tramutata in musica dal grande Finizio. Qual è stata la tua ispirazione? Sono ispirato a un amore eterno che vaga dentro di me, e ogni tanto lo tiro fuori, lo rispolvero, lo amo per quell'attimo e poi lo riporto dentro. Quindi insomma sono contenta di stare con voi e spero che sia, appunto, ribadisco, l'inizio dei vostri numerosi successi, l'inizio dei vostri numerosi successi. Un consiglio per tutti i giovani talenti? Un consiglio, ma l'unica cosa è l'umiltà, tanta umiltà, e l'umiltà precede la gloria, quindi chi ha umiltà sarà elevato. Un saluto per il master. Qui al master sconvolti sempre tutti con i tuoi testi, che tra
trattano come tematica il sentimento, l'amore. Io parlo è molto romantico di tutto, ma amo parlare d'amore, perché infatti anche le ultime canzoni di Cristo Fermina, lei mi chiede proprio brani d'amore, perché dice che io sono un poeta rispetto ad un autore. Cioè, oggi nei testi vediamo troppa semplicità, soprattutto nei ragazzi come voi, mettete parole che poi dopo un po' si scordano, mentre invece io voglio far rimanere le mie parole, tipo come seduto sulla riva di questa mia coscienza, la malinconia per quando ti succede. Il livello artistico del master quest'anno qual è? Molto elevato, forse uno dei master più, diciamo, con uno standard artistico elevato, uno degli ultimi più forti, diciamo. Un saluto al Master Village Music Club. Un saluto a tutti i Village Music Clubini. Ciao! Ciao Rossi, una piccola intervista del Village Music Club. Facci sentire un po' il tuo brano inedito. Inedito? Sì. Ma perché questa cosa? Orecchiabile, sì. Faccelo sentire un po'. Ti faccio una strofetta? Sì. Allora. Dice vuoi ad amare, intanto vorrei volare in un cielo sereno d'amore dove c'è tenerezza. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, perché tu mi fai volare. Ho bisogno di te. Saluto per il Village. Ciao Music Club, Village. Music Club. Music Club, ciao. Quest'anno ho avuto una grande proposta, quella di iniziare a fare un brano inedito con Francesca Iello, Blue Melody, che peraltro è diventata la mia migliore amica. Per me è stata una bellissima sensazione, ma soprattutto una bellissima emozione duettare con lei questa sera al Village Music Club, davanti a una giuria composta da veramente personaggi di alto livello come Marcello Carrera. Tutto ciò che dici è reciproco nei tuoi riguardi, sono stata molto contentissima di aver partecipato a questa quarta edizione del Village Music Club insieme a te, proponendo un duo. Il titolo della canzone, tipo di musica, testi e musiche dei maestri Vincenzo Capasso e Giuliano Farina, e quindi per me questa, io parlo pure a nome tuo perché comunque vedo che hai espresso le mie stesse emozioni, e per me è stato veramente, cioè, la cosa più bella è stata che io ti ho influenzato sul mio look, cioè ti ho trasformato in look melò. Infatti, look alla melò. E dovevamo comunque un po', diciamo così, in un certo qual modo somigliarci per Noi abbiamo cantato per due serate, la prima serata ci siamo vestiti di bianco e nero. Sì, infatti. Adesso abbiamo fatto pandan con il nero e con il rosso. Oggi ci siamo rivestiti di nuovo, abbiamo ricantato di nuovo però il pezzo per intero, perché purtroppo l'altro giorno non ce l'hanno stato sfumato. Possibile, infatti. E ci siamo vestiti di rosso e nero. E sai che avevo degli scarponcini che potevo fare il pandan con questo tipo di abbigliamento e colori? Però alla fine poi ho pensato che non ne valeva la pena, quindi abbiamo lasciato in camera. Valeria, intanto che non arriva Valeria, noi chiamiamo Morena. Cioè Morena? No. Tu sei Valeria o sei Morena? No, tu Valeria, quindi con Valeria. Allora lei è Valeria, mi sono. Lei ti influenza. Se ci riesci, perché non ti influenza. È la prima volta, certo. Anche se... Che cazzo, Valeria? Io sono sempre divisa. Questo... Sempre divisa. Vai Valeria, dove sono? Melo e Blue Melody, eccoli là di rosso, semplicissimi. Allora Blue Melody da segretaria, eccola lì, e poi Melo, pronti? Siete pronti? Penso di sì. No, perché loro prima io li ho chiamati, ragazzi, ma voi dovete esibire, perché l'inedito non è andato per intero, insomma, cioè ci dispiace anche perché ci sono delle belle località, delle cose simpatiche da sentire. Ha risposto Melo e Anna, ma noi non siamo pronti, non. Allora prontissimi per l'esibizione, ok? Blue Melody e Melo. Mi chiamo Francesca Iello, in arte Blue Melody, ho 33 anni, vivo a Torre Luziale, provincia di Napoli, e stasera la presentiamo.
ascoltiamo la canzone Pieno di Musica. Presentati gli autori. Io mi chiamo Angelo Pinzarelli, in arte Melò, ho 17 anni e mezzo e vengo da Salerno. Testo e musica, Giuliano Farina e Vincenzo Capasso.